Ciao a tutti, oggi faremo le pizze fritte napoletane fatte in casa come in pizzeria. Iniziamo! Allora, partiamo dall'impasto. Sarà un impasto classico napoletano con farina 00 di media forza e 65% di idratazione, quindi 650 g d'acqua su un chilo di farina. Inizierò a spiegarvi il procedimento. Allora, dopo aver formato tutta la massa, l'impasto, dopo circa 15 minuti di impastamento, lo mettiamo in frigo chiuso per bene per circa 24 ore a maturare. Dopodiché prendiamo, facciamo i nostri panetti da 150 grammi come questi, come potete vedere. Dopodiché li facciamo lievitare per 3-4 ore a temperatura ambiente. Iniziamo. Allora, gli ingredienti per la mia pizza fritta sarà pomodoro, prosciutto cotto tagliato a listarelle, ricotta di bufala DOP. Mi raccomando ragazzi, metteteci un goccino di latte e stemperate la ricotta, e anche un pizzico di sale. Poi bufala campana, provola, e andiamo a togliere il siero in eccesso. Allora, questo è il nostro impasto, ragazzi. Bagniamo le mani nella farina, così non ne utilizziamo troppa, e iniziamo a stendere l'impasto. Giriamo un po' e iniziamo a stendere l'impasto al contrario della pizza classica napoletana, quindi non dal centro verso il cornicione, ma dal cornicione. Schiacciamo tutto il cornicione, lo giriamo. E come potete vedere, lasciamo sempre il centro un po' più spesso. Allora, andiamo a condire un letto di ricotta, non troppo mi raccomando, dopodiché prosciutto cotto, la nostra provola di bufala, un po' di pomodoro, a me non piace tantissimo quindi ne metto abbastanza poco, dopodiché un po' di pepe, tanto basta, e andiamo a chiudere. Andiamo a sovrapporre, togliamo l'aria da dentro. E adesso andiamo a friggere, tirando i bordi. Ovviamente all'inizio la pizza andrà giù perché è pesante, ma dopo salirà perché è un impasto molto pieno d'aria. Ragazzi, non sarà perfetta, ma vi giuro sarà buonissima. Adesso vi faccio vedere anche l'interno. Pizza fritta napoletana, oltre ad essere bella, gustosa, deve avere anche questa area all'interno, questo spazio per gli ingredienti.